Economy, Massimo Moretti, WASP. WASP, World Advanced Saving Project, questo è l'acronimo che ci siamo dato. È un gruppo di ricercatori indipendenti che si dà un grande obiettivo perché crede che i pensieri prendano forma e crede che quando un gruppo di persone ha un grande obiettivo, questo è già un grande risultato. In questo caso noi portiamo Maker Economy Starter Kit. È un container che contiene le tecnologie per dare vita ad una economia in un territorio privo di un tessuto industriale funzionante. Sono andati indietro. Qua. Il progetto nasce da una convinzione che nel mondo ci sono le risorse e le conoscenze per vivere tutti bene. Il problema è riuscire a usarle in maniera intelligente, quindi connettere il sapere con le risorse del mondo. La stampa 3D ha questo potere, ha il potere di dar forma al sapere. La reale difficoltà è stampare oggetti utilizzabili nella vita, come case, sedie, tavoli. Per questo il progetto WASP negli ultimi anni si è dedicato a sviluppare stampanti per stampare cose vere. Qui abbiamo portato un piccolo salotto stampato con le nostre stampanti. Il progetto è un container che contiene tutti gli strumenti, stampanti ma non solo, perché c'è anche una selezione di strumenti che non sono necessariamente inventati da noi. Noi abbiamo pensato di condensare il sapere, tutto, in un kit, come Arduino kit, ma però grande, come per fare un'economia. Questo è il concetto. E quindi tutto il kit sta all'interno del container. Il container è un simbolo perché può essere spostato ovunque nel mondo e come un seme generare un'economia, perché ci sono gli strumenti e il sapere per fare questo. Lo sviluppo fino ad ora è arrivato a un punto di fare una costruzione in terra e paglia. La ricerca è stata, sembra semplice dire terra e paglia, ma come impastare la terra e la paglia? Quanta terra, quanta paglia, quanta acqua? Perché alla fine una costruzione fatta di terra, di paglia, di sole, di acqua e di mente non costa, ma ha tutte le caratteristiche per rispondere alle esigenze di base dell'uomo. La ricerca si è spinta fino ad ora in generare delle forme di deposizione e degli estrusori adatti ad impastare la paglia e la terra per creare una sorta di materiale composito a tutti gli effetti, che ha delle caratteristiche simili a un materiale da costruzione moderno, ma che non ha costo e ha tutti i vantaggi dei materiali di costruzione antichi, cioè stabilizzare l'umidità e avere un materiale naturale e a bassissimo impatto. Una cosa importante è questa. Questa casa, finché è una casa, è una casa. Quando la distruggiamo è terra e paglia. Quindi non abbiamo nessun impatto nel mondo. Dentro Maker Economy Starter Kit, oltre alla stampante grande per le case, ci sono stampanti per fare mobili. E ci sono gli strumenti necessari a creare una sorta di parco tecnologico. Quello che immaginiamo noi è un container che viene posizionato in un posto dove non c'è speranza, perché c'è disperazione intesa come mancanza di azione. Ma questo container deve dare la speranza, deve dare la possibilità di fare, deve far vedere che possiamo realizzare realmente qualcosa, con cosa? Con quello che troviamo sul posto, la terra, la paglia. Oppure tritando la plastica. Qui abbiamo fatto un trita plastica, l'abbiamo preso dal web, cioè dal sapere collettivo, non è la nostra invenzione, ma l'abbiamo presa perché abbiamo sviluppato una stampante che tritando la plastica dà forma a un nuovo prodotto. Perché la plastica, quando ha una forma sbagliata, vecchia, è dannosa, è brutta, è orribile.
ma la plastica in sé è un materiale eccezionale, perché può prendere qualsiasi forma ed è dura. E quindi la possibilità di trasformare la materia e mettere in primo piano la mente è il senso dell'economia digitale. Il fatto di poter dare. Ok, scusate. No, figurati, non ti voglio interrompere, devo essere equanime, sai quanto ti voglio bene. Ok, domande. Un applauso anche per Massimo, se volete, non volevo fare questa interruzione brutale, ma devo dare lo stesso tempo a tutti, purtroppo, non è corretto. Neil, to you. So, I'm a fan of your giant printers, but with that as background, I'm concerned about this application. For houses, there's a number of projects doing rapid prototyping by assembling parts, by skinning frames, or by cutting and folding. Those have made great progress. They're cheap, they're fast, they're local. The attempts to make houses by printing generally have been slow and made less project. And so, the question is, why the focus on extrusion to make large-scale structures? There's a number of other processes that generally have been working better. Tu sei un grande fan della tua stampante, ma che alla fine per fare delle case si è dimostrato che ci sono delle tecniche che sono più efficienti, più efficaci di quella della stampante. Perché fissarti sull'estrusione per costruire delle case e non provare delle strade diverse? Perché non credo che ci siano tecniche più efficaci. Per me la tecnica più efficace è la stampa 3D. Perché tu poi lavori con la terra e la paglia, fondamentalmente. No, ma non solo, anche col cemento. La tecnica più efficace è la stampa 3D. È assolutamente da ottimizzare, questo sì. Ci vogliono progetti adatti, materiali adatti, processi giusti, ma noi abbiamo dimostrato sul campo che una casa di terra e di paglia può crescere 80 centimetri al giorno, ma di cemento potrebbe essere anche 8 metri al giorno. Quindi è molto veloce, anzi, è pericolosamente veloce. Se la stampa 3D è usata per il cemento è pericolosa. Per questo noi puntiamo sui materiali naturali. Bruce. Have you completed any of these printed adobe homes? And is anyone actually living in them? Hai mai finito una casa di questo tipo? C'è qualcuno che ci abita? Non ci abita nessuno. Abbiamo fatto la prima casa. Non abbiamo aperto la porta per un problema col comune, perché se apriamo la porta dobbiamo avere l'abitabilità. Do you have any volunteers lined up? C'hai dei volontari che ci vorrebbero abitare? Io e tanti altri. C'è un altro lì in terza fila, però sono di Wasp, loro, non vale. Ragazzi, we would be happy to drop by, actually. Sorry? At casa Yasmina, we would be happy to drop by. And ok, quindi se vuoi andare a casa Yasmina, che come sai il progetto che è partito insieme da Bruce e Massimo Banzi, sei invitato a provarla. Grazie. Intanto. Simona. Se ho capito bene, hai pensato per zone dove non c'è tanta industria, giusto? Dove portiamo questi container. Puoi raccontarci un po' di più del ciclo di vita del container? Quindi il container arriva e poi crea nuove economie, perché e come? Il container arriva, all'interno del container ci sono le macchine che danno forma al sapere e c'è una persona che è una sorta di guru che trasferisce il sapere e quindi deve creare... È una persona locale? Nostra. In questo momento sarà uno dei nostri di Wasp, che creerà un gruppo. Quel gruppo imparerà tecniche e quelle tecniche fioriranno sul territorio e si creeranno quindi anche tanti posti di lavoro. Noi pensiamo realmente che una piccola azienda edile possa comprare un container e cominciare a costruire villaggi ecologici con questa tecnologia. Perfetto. Grazie Massimo, in bocca al lupo.